Ecco, 3 anni fa sono a Berlino, il fondatore dell'Istituto Cattolico del Mediterraneo, l'arcivescovo di Marsiglia, mi chiama e mi dice: ma conosco un autore italiano da un bel po' di tempo, credo dal 2001, professor Massimo, se sbaglio mi può correggere, dal 2001 Massimo era un giovane teologo, venne al colloquio sulla verità e il dialogo a Marsiglia, dove c'ero anch'io, l'ho conosciuto. Dice il cardinale, dice l'arcivescovo, mi dice: l'ho incontrato di nuovo a un colloquio, un convegno a Barcellona, e ha appena prodotto un libro sulla misericordia, sulla compassione, sul dialogo interreligioso, sulla teologia, sul magistero di Papa Francesco. Sarebbe bene produrlo, tradurlo velocemente. Allora abbiamo cercato un po', perché le nostre case editrici in Francia devono essere sicure della clientela, diciamo così, devono assicurarsi anche di un testo che interpelli proprio i nostri francesi, che sono sempre, siamo una chiesa in minoranza, diciamolo chiaro così, no? E quindi allora ci siamo posti il problema nella casa editrice, abbiamo visto la qualità, la grande qualità del libro del professor Massimo Naro sul protagonista e l'abbraccio, già il titolo per chi conosce l'italiano già ci invitava a fare questa lettura, poi a scoprire queste articolazioni della teologia di Papa Francesco. Subito abbiamo detto: ci interessa, veramente ci interessa pubblicarlo, ma non c'era più nessuno veramente disponibile per fare la traduzione. È venuto Papa Francesco a Marsiglia, volevamo pubblicarlo, ma mancava ancora il traduttore. Molti lavorano all'Istituto Cattolico, ma non abbastanza ancora. E quindi abbiamo dovuto sostare, aspettare, e finalmente abbiamo trovato Remico Canà, che è un nostro amico, predecessore anche alla direzione dell'Istituto Cattolico, che sta nel Brasile e che si stava un po', stava cercando un po' cose da aiutarci. E così ha fatto una traduzione veloce, si è confrontato con il professor Naro e finalmente è uscito questo bel libro. Non è ancora, sta per uscire dalla stampa fra 2 settimane. Abbiamo cambiato però il titolo, perché per i francesi il protagonista è l'abbraccio. Non parla, purtroppo, perché è un'espressione bellissima di Papa Francesco, ma non parla, e allora abbiamo cercato, sappiamo che non è una teologia, sono spunti del Magistero, però petite teologie, questo è detto modestamente, come il Papa l'avrebbe forse detto, abbiamo accettato questo titolo e poi abbiamo messo il sottotitolo Au commencement et l'étreinte, questo. Ma ci ricorda il prologo, ci ricorda Martin Buber, Au commencement et la relation, e finalmente ci siamo messi d'accordo su questo. Siamo molto felici di questa pubblicazione. Vedete, c'è il flash code, potete già registrarvi in linea per
avere immediatamente, fra 2 settimane, il libro in francese. Grazie, professor Massimo, anche della pazienza. Il cardinale mi ha chiesto di scusarlo perché l'aereo sta partendo e, seppure cardinale, l'aereo non l'avrebbe aspettato. Diamo parola al professor Riccardi, che poi proporre il professor Gora. Professor Riccardi, insieme a lei. Eri tu? Ti sei messo d'accordo? No. Io, alla proposta di Massimo Naro di presentare il libro a Palermo, oggi inizialmente ho risposto che era una proposta barbara, perché con questo caldo normalmente le presentazioni si sospendono. Però qui c'è una congiuntura astrale, non solo gli amici di Massimo, non solo gli amici della facoltà teologica, ma anche personalità venute per questo convegno, e allora valeva la pena farlo, perché quando parliamo di Mediterraneo parliamo di un luogo dell'abbraccio. E allora volentieri sono venuto per il valore di questo libro, che è grande, ma per l'affetto nei confronti di Massimo Naro, che è ancora più grande. Io faccio riferimento al titolo del libro di Massimo, protagonista è l'abbraccio, temi teologici del Magistero di Francesco, che ha avuto, come ci è stato spiegato, la traduzione francese in un titolo che non mi convince del tutto, Au commencement et les trente. Io non sono di madrelingua, ma avrei usato accolade, ma molto giusta, molto intelligente e più coraggiosa dell'editore italiano, mi è parso invece il titolo Petit Théologien di Papa François, molto appropriata. Perché Naro intende, partendo da una frase, il protagonismo dell'abbraccio, intende sviluppare una piccola teologia, non perché sia una teologia modesta, ma è un modo spesso francese di titolare Petit Dictionnaire, Petit Grammaire e i libri, una piccola teologia del Papa, come mostrano i capitoli dedicati alla teologia del popolo argentina, quelli alla misericordia e tanti altri, sono 12. Io vorrei contestualizzare il discorso sull'abbraccio, perché c'ero quando il Papa lo fece. Nella introduzione alla traduzione francese, l'autore, che è anche traduttore, Rémy Coquenard, parla di una cultura dell'abbraccio, di una teologia dell'abbraccio, e cita un testo bergogliano molto recente, un discorso all'Azione Cattolica dell'aprile del 24. L'Azione Cattolica aveva scelto un convegno dal titolo A braccia aperte. Il Papa parla di abbraccio che cambia la vita. In realtà sono pochissime le tracce del tema dell'abbraccio nei discorsi del Papa. E devo dire, solo Naro ha notato che quel passaggio cui fa riferimento non era banale, e lo ha fatto lievitare come base di uno studio che ha pubblicato nel 2021. Quando Papa Francesco pronuncia quella frase, siamo all'inizio del suo pontificato. In questi tempi un po' grigi, conflittuali, di critiche,
Abbiamo forse dimenticato la freschezza di quell'inizio, il forte impatto creativo delle sue idee, in particolare l'Evangelii Gaudium, che Maro utilizza molto nel suo libro. Testo decisivo, senza togliere nulla alla Fratelli Tutti altro, ma manifesto del suo pontificato. E per chi ha conosciuto Bergoglio a Buenos Aires, o per chi lo ha studiato, per chi ha studiato il documento di Aparecida, dobbiamo dire che nel Vangelii Gaudium c'è la sintesi della proposta pastorale, di conversione pastorale della Chiesa, cioè di quella che i libri e i libretti usciti in quel momento fresco di pontificato chiamavano la rivoluzione di Papa Francesco. Ma non è solo una rivoluzione ecclesiastica, c'è la presa di coscienza di un mondo nuovo. Infatti Bergoglio parla come vescovo di una grande città globale, dove ormai è saltata l'idea tradizionale, territoriale, tridentina di parrocchia. Perché in fondo, fino all'inizio del nostro secolo, non si è mai continuato a parlare di secolarizzazione, un refrain che dura da decenni e da secoli, da più di un secolo, ma non si è affrontato seriamente il grande tema, la Chiesa e la globalizzazione. L'uomo, la donna e la globalizzazione. E Turenne, Bauman hanno tanto insistito sulle conseguenze della globalizzazione sull'antropologia. Bergoglio è il primo Papa che si misura su questo fenomeno caratterizzante il XXI secolo. E in questo contesto matura la sua proposta di poliedro. In un discorso dell'11 lui dice: siamo sottoposti alla tensione fra globalizzazione e localizzazione. Bisogna guardare al globale che ci scatta dalla meschinità. Nello stesso tempo dobbiamo assumere il locale, perché il locale ha qualcosa che il globale non ha, quello di arricchire e mettere in moto meccanismi di sussidiarietà. Bergoglio, insomma, aveva colto la novità della condizione antropologica dell'uomo e della donna. E a Buenos Aires ha fatto su questo significativi discorsi. Io ne ricordo uno che fece alla comunità di Sant'Egidio di Buenos Aires sugli artigiani della pace, lanciando una distinzione tra intermediari e mediatori. I mediatori, quelli che perdono per la pace, e qui citava il martirio della carità, il libro di memoria del Cardinal Casaroli, ma non voglio dilungarmi su questo. Mi vorrei fermare alla frase incriminata che dà il titolo al libro di Massimo. Viene pronunciata il 15 giugno del 2014, nell'incontro con la comunità di Sant'Egidio, nella piazza e nella Basilica di Santa Maria. Naro dice: vedendo il brulichio vitale nella comunità tra i volontari e i poveri, registrò una tensione reciproca. Io l'ho ascoltato così. Il testo era scritto inizialmente, il Papa alludeva alla figura di Cristo nell'abside che presiede la preghiera, tema già usato varie volte, e Santa Maria in Trastevere era con Santa Maria Maggiore una delle chiese romane che il cardinale frequentava. Ma andiamo al discorso. Insiste sul fatto: pregare nel centro della città
non vuol dire dimenticare le periferie umane e urbane. E in questo contesto, con una creatività tutta sua, il Papa dà una definizione molto sintetica di Sant'Egidio, dicendo: è per chi? Preghiera, poveri, pace. E la lancia in un rapido colloquio con una personalità un po' straordinaria, che è stata anche ospite, mi sembra, della facoltà teologica all'epoca del rettorato di Catalogo, il professor Poulain, anziano storico sociologo francese, ma già prete operaio, che aveva abbandonato nel 54 di fronte al divieto di Pio XII. Dopo queste battute, il discorso del Papa: la preghiera è la prima opera della vostra comunità. Il secondo passaggio è sui poveri, il terzo sulla pace. Francesco dice: chi guarda il Signore vede gli altri. Avete imparato a vedere gli altri, in particolare i più poveri. E vi auguro di vivere quello che ha detto il professor Riccardi, cioè che tra voi si confonde chi aiuta e chi ha aiutato. Cioè, e qui alza gli occhi dal testo scritto, o già l'aveva alzato prima, una tensione che lentamente cessa di essere tensione per diventare incontro, abbraccio. Sì, si confonde chi aiuta e chi ha aiutato. Chi è il protagonista? Tutti e due. O per meglio dire, l'abbraccio. Nei poveri, continua, è presente Gesù. Siete e rimanete una comunità con i poveri. Vedo molti anziani. Il trattamento degli anziani, come quello dei bambini, è un indicatore per vedere la qualità della società. Scusate la lunga citazione, ma è per collocare il titolo da cui è partito il ragionamento di Massimo. Chi prega vede gli altri, in particolare i poveri. Davanti a sé il Papa ha una scena di uomini e donne di diverse estrazioni, poveri aiutati dalla comunità, integrati in essa, almeno alcuni, non italiani, avrebbe parlato un siriano accanto alla madre resa cieca da un bombardamento. Ecco il brulichio di cui parla Naro, direi quell'intreccio di esistenze come si verificano nel servizio ai poveri, fatto non con uno spirito assistenziale che chiede ai poveri l'ISEE, come avviene tante volte in tante nostre istituzioni, ma poveri come parenti. Il punto che ci riguarda e che il Papa dice abbraccio riprende quello che io vi ho detto, che è una frase che disse Benedetto al termine di un pranzo con i poveri alla messa di Sant'Egidio: non si distingue chi serve e chi è servito. Francesco parla di tensione tra chi aiuta e chi è aiutato, oppure tra me e l'altro. Tensione che supera la distanza e l'estraneità. Una tensione che cessa di essere tale per diventare incontro. E l'incontro è definito abbraccio. Chi è il protagonista? Tutti e due, o per meglio dire, l'abbraccio. Secondo me, questa affermazione del protagonismo dell'abbraccio è una affermazione di significativa importanza che solo uno sguardo fine e una coscienza sensibile come quella di Massimo potevano cogliere più profondamente di come per esempio io l'ho colta. Sono parole che sgorgano dal cuore del Papa guardando la gente. L'abbraccio come espressione e realtà irrompe nell'assemblea col suo carico di novità espressiva e di realtà già vissuta,
di espressione del vissuto. La cultura dell'incontro era abituale in Bergoglio e poi in Francesco come scelta umana e pastorale. Ma il tema dell'abbraccio è un tema che si allarga al di là della vita ecclesiale, al di là del servizio ai poveri, diventa un modo di essere nella città, diventa un modo di dialogare con gli ebrei, con le altre religioni, con i cristiani di altre confessioni. Del resto, non dimentichiamoci che il primo grande simbolo del comunismo è stato l'abbraccio. 1964, nell'incontro tra Paolo VI e il patriarca Atenagora a Gerusalemme, la vera svolta tra Roma e Costantinopoli, tra cattolici e ortodossi, fu l'abbraccio tra Pietro e Andrea, suo fratello, primo chiamato. E proprio in quell'occasione, padre Sikiotis ideò e dipinse l'icona che ancora oggi simboleggia l'abbraccio fraterno del comunismo. L'iconografia è ricca di abbracci: Gioacchino ed Anna, Zaccaria ed Elisabetta, il figlio del prodigo, Giacobbe e l'angelo, i 40 martiri di Sebaste che si sostengono, Cristo e San Minas, il bacio tra Pietro e Paolo. Ma quell'icona, l'abbraccio tra Andrea e Pietro, fu donata da Atenagora a Paolo VI. Dopo i tempi della tensione e del conflitto, il protagonista non era Pietro, non era Andrea, ma era l'abbraccio. Non era il ritorno a Roma dell'Oriente come si era sognato per un secolo o come auspicava l'uniatismo, non il concordismo teologico, ma l'abbraccio, quello che Atenagora, una delle più grandi figure del Novecento cristiano, chiamava il dialogo dell'amore. E qui permettetemi di dire che il successivo dialogo teologico, così ricco di documenti e anche di risultati, forse più documenti che risultati, ma anche risultati, il dialogo teologico ha forse peccato di un certo illuminismo tipico nostro occidentale, immergendosi poco nella storia dei popoli credenti e in quello che Atenagora chiamava il dialogo della carità, tanto che oggi, di fronte alla crisi che divide l'Oriente ortodosso e di fronte alla guerra in Ucraina, con il suo fondamento anche religioso, noi scopriamo la nostra povertà. Perché l'abbraccio è il rapporto bilaterale in cui nessuno è protagonista. E la grande idea su cui Massimo ha lavorato con una pazienza profonda e con una profondità rara è proprio il protagonismo dell'abbraccio, e ha colto la freschezza di questa intuizione del giovane vecchio Papa. Abbraccio, poi segno di pace, introdottosi anche nella liturgia, è divenuto un modo simbolico e comune. Mi raccontava tantissimi anni fa il Cardinal Poletti, durante una visita a Spoleto, che quando lui prese possesso della diocesi, mi sembra nel 68, non mi ricordo, e lo accolse il suo predecessore, e lui rideva e dice: io gli tesi le braccia per abbracciarlo. Il suo predecessore era un istriano un po' duro, e mi rispose: no, qui eccellenza, davanti a tutti, chissà cosa penserebbero. E l'abbraccio si
si è diffuso, ma direi che l'abbraccio ha un substrato culturale profondo nella nostra società mediterranea. È il segno dell'incontro, della congratulazione, ma anche della consolazione nei momenti tristi, del sostegno. L'abbraccio, accogliersi e sostenersi reciprocamente. E qui Massimo cita un bel discorso di Papa Francesco del XVI al Cattolico Supremo degli Armeni, semplicissimo: ci siamo incontrati, ci siamo abbracciati, abbiamo condiviso i doni, le speranze e le preoccupazioni. Non è un metodo ecumenico, ma è la mistica di avvicinarsi agli altri per condividere, la mistica popolare dell'essere insieme tra credenti. E qui Naro parla di sintassi della reciprocità. Per abbracciarsi bisogna essere in due. E questo secondo me è una grande lezione alla nostra vita ecclesiale, la realtà della reciprocità. La mancanza della reciprocità, tante volte la costruzione di ambienti tutti stessi omologati sulle stesse parole. Ha ragione il traduttore francese, questo libro è una piccola teologia di Papa Francesco. L'aveva compreso Zuppi nella sua introduzione. Diceva: non resta che sperimentare l'abbraccio. Se non riusciamo a farlo, la Chiesa smette di essere maestra, viene frantesa come strani, ma la Chiesa è madre, in maniera affettiva, personale, con una carità esagerata, toccando il cuore dei figli vicini e soprattutto lontani. Una madre che non ha paura di incontrarli. Tutti sono soggetti nella pratica. 12 capitoli che avrebbero molto da dire sul processo sinodale, che come tante cose nella nostra Chiesa è il suo slogan. Mi sono stancato di sentire ripetere conversazione spirituale, perché c'è una sloganistica tante volte. Io credo che l'abbraccio ha qualcosa da dire sul processo sinodale, sul suo successo e sul suo insuccesso. Ma ora mi accorgo di aver parlato a lungo, non posso dilungarmi, e qui Piero Coda parlerà sicuramente con molta più competenza e saggezza di me, che sono un povero storico che fa la storia degli avvenimenti. Ma una cosa ultima voglio dire, una domanda. Non posso evitare, perché è una domanda che ho dentro ed è una domanda che mi ha dato anche una qualche punta di tristezza mentre rileggevo i testi del 2013, del 2014, del 2015, venivo quasi, non so se usare la parola, inebriato dalla freschezza del messaggio e soprattutto del clima di quegli anni. Quanto questo insegnamento vivo, dialogico con il popolo, con i gruppi, con la realtà, è stato recepito? Si comincia dalla recensione dell'Evangelii Gaudium, che era il vero manifesto del Papa, dell'insegnamento del Papa. Ma la debolezza di questo insegnamento, la fragilità di questo insegnamento è che è un magistero in movimento, che non è un magistero che si formula e cade, ma è un magistero che cerca l'altro e i compagni. E se non trova l'altro e i compagni, un po' si umilia, un po' si intristisce. E ha incontrato ostacoli. E quanto è stato abbracciato, o anche quanto è stato gelato, anche in ottima coscienza. Perché in fondo era un magistero che non voleva creare
un protagonismo messianico papale, ma voleva essere all'origine, credo, del protagonismo dell'abbraccio, dell'essere, del camminare insieme. E qui il punto, Massimo poi ci dirà qualcosa e mi dirà se sbaglio nella lettura del suo libro, c'è un capitolo, il quinto, dedicato al Convegno Italiano di Firenze nel 2015. Tu c'eri? Qui Massimo ha avuto un ruolo, credo. Io di quel convegno ricordo l'umile, sì, la cosa sul peragianesimo, l'ostricismo, le cose che un po', secondo me, buona c'è il tempo che trovano, ma ricordo l'umile perorazione del Papa ai vescovi e a tutti i presenti perché leggessero l'Evangelio d'Auto e la discutessero. Segno che tale testo non era stato considerato generatore del protagonismo dell'abbraccio in una chiesa che credeva ancora molto nei piani pastorali, nonostante Giovanni Paolo II avesse ammonito che il programma era il Vangelo. E lì a Firenze c'era tutta la chiesa italiana e io sentii quasi un'implorazione nelle parole del Papa dell'amicizia, della comunione con i suoi sentimenti. Può darsi che io avevo questo stato d'animo, che invece non era così, forse di sbaglio. Mi piace una chiesa in pietà, sempre più vicina agli abbandonati, dimenticati e agli imperfetti. Desidero una chiesa lieta, col volto di mamma, che comprende, accompagna, carezza. Sognate anche voi questa chiesa, credete in essa, innovate con libertà. Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno. Beh, non tutti i papi hanno detto che non gli toccava dire come realizzare questo sogno. Paolo VI, con uguale grandezza, disse all'inizio della stagione della CEI, ora la strada è questa, e fece bene. Sebbene non tocchi a me dire come realizzare questo sogno, permettetemi di lasciarvi un'indicazione per i prossimi anni. In ogni comunità, in ogni parrocchia, in ogni istituzione, e anche qui mostra che la Chiesa non è solo parrocchia, in ogni diocesi, in ogni circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare in modo sinodale un approfondimento dell'Evangelii Gaudium per trarre da esse criteri pratici. Sono sicuro nella vostra capacità di mettervi in movimento creativo per concretizzare questo studio, ne sono sicuro perché siete una chiesa adulta, antichissima nella fede, salda nelle radici, ampia di frutti. Credete al genio del cristianesimo italiano, che non è patrimonio di un'elite di singoli, ma della comunità di popolo di questo straordinario paese. Diciamo questo Papa che è stato rimproverato per bastonare, fa un'invocazione, chiede di assumere il Vangelii Gaudium, di creare l'abbraccio, esprime tutta la sua fiducia in questa Chiesa che ha di fronte, che possa seguire questa indicazione. E in questo discorso, scusate, il Papa dice non solo parlare, ma fare qualcosa insieme, costruire insieme. E allora, a partire dal quadro italiano, c'è da capire il mondo di resistenze, di pigrizia, di continuismo che si sono accompagnate a una ricezione che non sempre è stata sostanziale e che spesso è stata
sloganistica. In fondo Francesco non chiedeva di essere ubbidito, chiedeva di associarsi a un magistero in movimento. Massimo ci fa pensare a questo bel libro, e anche leggendolo e tornando indietro di circa 10 anni mi sono venuto un po' di nostalgie e forse qualche rimorso, che fa sempre bene. O forse già la Chiesa era troppo vecchia per accettare un messaggio così fresco e giovane? Io credo di no. Io credo che la realtà dell'abbraccio, o vogliamo dire altre cose al posto di abbraccio, ma ci intendiamo, non è divenuta protagonista perché noi siamo in una stagione di protagonismi, di tanti io che non sanno essere un noi. Questo è il grande problema con cui anche ecclesialmente, oltre che umanamente, noi ci scontriamo. O forse perché i processi di cambiamento nascono non dal governo, ma dagli angoli dei movimenti spirituali, dalle storie di santità. In ogni modo, io colgo l'occasione di aver parlato tanto per ringraziare il mio amico Massimo Naro per la sua passione di uomo di chiesa, dire ecclesiastico, sarebbe detto Origene, e anche una persona che non ha rinunciato a pensare, proprio perché, come diceva Paolo VI, il mondo soffre per mancanza di pensiero. Questo che devo confessare una cosa, e cioè che quando mi è stato chiesto da, in particolare da Massimo, se ero disponibile a presentare questo libro, subito si è manifestato in me un pregiudizio una volta tanto positivo, perché verso Don Massimo non riesco ad avere pregiudizi negativi, tanto lo stimo come persona e come teologo. Ma devo dire che questo pregiudizio, cominciando a leggere il libro, è naufragato del tutto, perché non bastava la stima che nutrivo nei confronti di Massimo per apprezzare il significato e la portata di questo libro. Tanto che mi sono detto, ma scusa, come mai non l'hai conosciuto prima? Sono talmente tante le cose belle che escono, belle e meno belle, ma che non riesci a star dietro a tutto. E quindi è stata un'opportunità grande poter approcciare questo libro. L'ho fatto durante gli ultimi viaggi che ho fatto negli Stati Uniti e in Brasile, mi sono portato indietro in aereo, eccetera, ho cominciato a scorrere prima di tutto l'indice, come sono solito fare quando bisogna vedere se il libro ha qualche interesse oppure proprio è una pizza che forse bisogna leggere per ma cercando di sfuggire dalla lettura. Poi ho letto la premessa, poi sono andato a zigzag in qualcuno dei capitoli il cui titolo stuzzicava di più il mio interesse, prima di leggerlo poi riprenderlo per rendermi prima conto. E devo dire che spontaneamente mi è venuta nell'animo il ricordo di una frase che mi aveva molto colpito a suo tempo quando l'ho letta, nella Lumen Fidei, un'enciclica passata, diciamo così, in carrozza, perché diciamo, è stata la prima in
realtà firmata da Papa Francesco, però scritta da Papa Benedetto, non senza alcune aggiunte significative che Papa Francesco stesso dice ha fatto, ma ha preso in eredità questa enciclica che era già fatta di Papa Benedetto e che concludeva quella, diciamo così, quella triade amore, speranza e fede. In questa, al numero 27, c'era una frase che quando l'ho letta la prima volta me la sono segnata e me la sono portata via. Dice così: chi ama capisce che l'amore è esperienza di verità, che l'amore apre i nostri occhi per vedere tutta la realtà, tutta, sottolineando il corsivo, in modo nuovo, in unione con la persona che si ama. In questo senso, Gregorio Magno ha scritto Amor ipse notitia est. Noi teologi questa frase la conosciamo bene, non la pratichiamo molto, ma la conosciamo bene. L'amore stesso è una conoscenza, dice la Nomen Fidei, porta con sé una logica nuova. Si tratta, continua, di un modo relazionale di guardare il mondo, che diventa un modo relazionale, quindi fatto nella relazione con l'altro, che diventa conoscenza condivisa, visione nella visione dell'altro. Questo è ancora un passo ulteriore, non è semplicemente una conoscenza che condivide, ma è un vedere nella visione dell'altro e visione comune di tutte le cose. Ebbene, lo sguardo condiviso, la visione nella visione dell'altro, di cui si parla qui nella Nomen Fidei, è lo sguardo di Gesù, il pensiero di Gesù. Andrea terminava con questo, la necessità. Abbiamo carenza di pensiero, diceva Paolo VI, anche tu, Vito, hai parlato di questo. Lo sguardo di Gesù, il pensiero di Gesù. Papa Francesco, prendendo l'espressione da Faresina, che forse deriva anche da lui, lo sguardo del discepolo. Una cosa, lo sguardo del discepolo, come lo sguardo di Gesù, nello sguardo di Gesù, una cosa reale, non evanescente, né tanto meno semplicemente pia, ma qualcosa di molto forte, molto preciso, molto impegnativo. Tanto che Paolo, l'Apostolo, nella prima lettera ai Corinti, capitolo secondo, sottolinea che per dono dello Spirito che scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio, cavate tutte lui, noi abbiamo il nous, e cioè il pensiero, lo sguardo sul mondo. Un'affermazione robustissima, in genere non molto tenuta in conto, perché questo nous Christu, genitivo di Cristo, viene inteso in senso oggettivo. Abbiamo la conoscenza di Cristo come oggetto della nostra conoscenza? No, in realtà è un genitivo soggettivo, lo sguardo che ha Gesù. Noi abbiamo nello spirito lo sguardo che ha Gesù, e non è una cosa fondamentalista, perché se tu sguardo di Gesù, scusa, chi può avere lo sguardo di Cristo? Capite? Può avere una accezione fondamentalista? No. Ci ho meditato a lungo su questo. È una deriva da una esperienza kenotica, perché tu ti svuoti del tuo sguardo, dello sguardo tuo, che molte volte è segnato da, non solo dal limite, ma anche dal pregiudizio, da tante cose, per assumere come gli altri lo sguardo di Cristo. E direi che questa è la chance e la responsabilità che hai il discepolo: assumere lo sguardo di Cristo, imparare faticosamente ad assumere lo sguardo di Cristo, che vuol dire poi il modo di discernere, il modo di operare. Tanto che sempre Paolo, nella lettera ai Filippesi, capitolo primo, secondo, il secondo famosissimo, dove appunto parla
che c'è lo svuotamento, dicendo ragazzi abbiate, noi lo traduciamo un po' debolmente gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. No, Paolo dice abbiate la stessa phronesis, parola altisonante nella tradizione del pensiero antico, il modo di giudicare e di agire, abbiate la stessa phronesis di Cristo e fate città secondo questa phronesi, politeueste, costruite città, cioè tra di voi comunità e come lieto nella società secondo il pensiero di Cristo, il quale non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma svuotò se stesso, eccetera, eccetera. E quindi è qualcosa che si ha da Cristo nello Spirito insieme. Noi abbiamo il pensiero di Cristo, non è un noi supponente, un noi autoreferenziale, un noi inclusivo, è un noi aperto, quello per cui il primo evento sinodale della storia della Chiesa, quello di Gerusalemme, termina dicendo è parso bene allo Spirito e a noi di fare questo. Spirito prima e a noi umilmente riuniti, dialoganti e in ascolto di ciò che lo Spirito vuole. Ora, a me sembra che ciò di cui ci parla Don Massimo in questo libro, con mirate incursioni nel Magistero in Movimento, come ha detto Andrea, ricordando una frase che mi pare di viaggio, e un Magistero fatto di parole e di gesti, sembra quasi quello che diceva Vaticano II, gestis verbis, no? Dio si manifesta attraverso parole e gesti che esprimono la parola e parole che interpretano i gesti. E con Francesco è un po' così, non si riesce a fare una esegesi del suo ministero senza tener conto di questa circolarità. E riprendendo Massimo alcune rilevanti declinazioni in diversi ambiti della vita sociale, politica, ecclesiale, ecco, ci parla di questo. Ci parla dello sguardo che Francesco vuole avere sulla realtà alla luce dello sguardo di Cristo, proponendolo alla Chiesa, cioè a noi, al popolo di Dio. E questo, mi sembra, è il nucleo importante, la sfida di questo libro, non solo perché esprime queste cose, cioè le tracce, le disegna, ma prima di tutto perché con spontaneità, e direi con leggerezza, scrivo bene questo libro, i teologi in genere scrivono male, io per primo, diciamo, siamo delle pizze ermeneutiche, diciamo, come. Invece è scritto molto bene, è molto leggibile, molto chiaro, molto limpido. Ecco, prima di esporlo, Massimo ci trasmette lo sguardo che lui ha sullo sguardo di Francesco, che ci insegna a guardare con lo sguardo di Cristo. Questo è lo sguardo relazionale. Lui è entrato nello sguardo di Francesco. Perché? Perché insomma, Francesco, tutto sommato, è il vescovo di Roma e il pastore della Chiesa Universale. Senza cortigianerie, dicevo anche stamattina, non è che qualche volta un po' indugiamo, ma dobbiamo riconoscere che c'è, come nel vescovo, ci sono tanti vescovi presenti, ed è una bella cosa in questo momento. Il vescovo, per quanto sia il suo carattere, il suo temperamento e anche i suoi errori, perché insomma l'infallibilità mi pare ce l'ha la Chiesa nel suo insieme, ce l'ha il Papa molto raramente, diciamo, come dice il Vaticano I, l'infallibilità, poi cerca e ha una grazia per gestire le cose, per insegnare, eccetera. Beh, il Papa Francesco cerca, ha sentito dallo Spirito, a me ha colpito sempre come lui descrive quando è diventato Papa. Io devo dire che quando è uscito lì sul balcone, no? San Pietro, intanto non aspettavo proprio che uscisse lui,
dico che non sono uno storico, quindi non ho, diciamo, dei grandi, nemmeno un profeta, non riesco a, non me l'aspettavo. Però quando lui è andato lì e ha detto, si è chinato la testa e ha detto, un momento di preghiera nella piazza San Pietro, io non ero lì, ero sulla televisione, però si sentiva il silenzio della piazza di San Pietro, si sentiva, e niente si sente di più che il silenzio, perché il rumore fa rumore e quindi ti assorba, il silenzio si sente, perché nel silenzio parla Dio, senti la voce di Dio. E lui ha detto, perché preghi per me, per il suo pastore, perché insieme pastore e popolo e pastore possiamo camminare. Beh, io ho avuto, qui ragazzi, qui sta succedendo qualcosa. Qui sta succedendo qualcosa. Nella santa chiesa di Dio, che è santa e che è di Dio, lo Spirito riesce a rendersi presente, riesce ad agire, riesce a prendere in mano le cose. E vi dico una cosa, dato che c'è questo clima bello di, quasi direi, di confidenza, mi capito, mi era capitato qualche mese prima di questa elezione del conclave di essere a Buenos Aires. E sto a pranzo il giorno di Natale, perché ho viaggiato la notte di Natale, perché costa meno il viaggio in aereo, perché non c'è nessuno, quindi nessuno viaggia la notte di Natale. A pranzo sto con un vescovo del Gran Buenos Aires, mi ha invitato e parliamo. Poi sai, io non ero da Roma, non sai mai bene come puoi parlare con lui, cioè un attimo di prendere le misure, capire cosa pensa. Cosa pensa un teologo è sempre un po' difficile, quasi come... Ma però, alla fine del pranzo, quando oramai aveva capito che si poteva parlare, insomma, e mi dice questo vescovo, mi dice, cosa pensi della Chiesa oggi, fuori dai denti, diciamo così. E io, sinceramente, dato che sento, dico, ma qui la situazione non è delle migliori, mi sembra un po' che andiamo verso un vicolo cieco, perché c'era stato il Vatilix, la questione degli abusi che emergeva, e la situazione non era delle più brillanti. E lui mi fa, cosa pensi che si dovrebbe fare? Ma io sai, non ho un filo diretto con lo Spirito Santo, però mi pare che dovrebbe prendere in mano le cose dello Spirito Santo e voltare pagina. Dopo due mesi, Papa Benedetto dà la missione, viene eletto Papa Francesco, e questo vescovo, che era un amico di Bergoglio, gli telefona, me lo dice dopo, per una telefono, dice, avevo detto a Bergoglio che tu avevi raccontato, mi hai detto questa cosa, e Bergoglio dice, ma mi sembra che abbia ragione. E dopo che era successo, è stato detto a tutti, gli ha telefonato e gli ha detto, beh, il Spirito Santo ha girato una pagina forse un po' troppo, perché si è trovato lui incastrato. Ecco qua, questo penso è lo Spirito Santo ci spiazza per introdurci nel pensiero di Gesù. E Massimo fa questo, ci aiuta a fare questo. Nell'Evangelio di Gaudio c'è una frase che anche se mi ha colpito quando l'ho letta la prima volta, a un certo punto, al numero 271, quindi verso la fine quando tutti sono stanchi, quindi non arrivano, una frase detta lì en passant, e quindi non si dà molta importanza, ma dice il Papa Francesco, sta parlando dello spirito con cui annunciare e testimoniare il Vangelo, dice con una vita trasfigurata dalla presenza di Dio, con una vita trasfigurata dalla presenza di Dio, e dice, questa non è l'opinione di un Papa, né un'opzione pastorale tra altre possibili. Sono indicazioni della parola di Dio così chiare, dirette e evidenti che non hanno bisogno di interpretazioni che toglierebbero ad esse forze interpellanti. Viviamole, ti dice, sine grossa, senza commento. Sine grossa è di Francesco, ma
simile espressione, cioè viviamo il Vangelo. Questo poveruomo Francesco, che non per niente è stato definito per antonomasia l'alter Christus, perché ha cercato di vivere il Vangelo sine grossa, fino a diventare nello spirito, nella carne, uno, una sola cosa con l'amato, altro che visione nella visione dell'altro, lì più di così si muove, più di così si muove. Sine grossa. Perché ha scelto Bergoglio il nome di Francesco? Per indicare che cosa? Certamente chiesa povera dei poveri, come ha detto il suo cardinale Hummes, no? Lui lo ricorda spesso, ha detto ricordati dei poveri adesso che sei papa, insomma, no? Certamente pensiero a Francesco, ma anche questo sine grossa. Vivere il Vangelo sine grossa. Allora Massimo fa un gesto che repentino, perché parte di lì, è anche un pochettino, secondo me, non privo di un colpo di genio dello spirito, perché dice qual è il bandolo, questa è l'espressione che usa la metafora, qual è il bandolo della matassa in cui si intreccia come un unico filo il magistero di Papa Francesco. Questo è quello che lui cerca di esprimere, che Andrea così bene ci ha descritto attraverso la metafora, no, dell'abbraccio. Il bandolo della matassa. E qui dobbiamo dire che questo bandolo della matassa, dobbiamo ringraziare Massimo che ce la mette davanti, ce la sciorina, perché non so quanti hanno, diciamo, percepito e interiorizzato e assunto questo messaggio, che alcune volte può, diciamo, spiazzare, perché anche si produce su una molteplicità di fronti, quindi non è così semplice a tutta prima coglierlo. Bisogna coglierlo nella semplicità del Vangelo sine grossa e dei gesti fatti con il coglierlo lì. Quindi occorre una sintonia dello spirito. Ebbene, Massimo dice il bandolo della matassa, lo ricordava Andrea, lo ricordava Vito, è, cito testualmente, il massimo, e mi trova assolutamente consentaneo, ma anche, diciamo, mi sorprende per la puntualità della cosa, il bandolo della matassa è il comandamento dell'amore reciproco, che non per niente Cristo Gesù definisce comandamento mio, vi do un mio comandamento, vi do un nuovo comandamento, Kainé Kainos è il sintomo del Nuovo Testamento, della novità, dell'alleanza nuova in Cristo, mio e nuovo. Quella reciprocità che non è una reciprocità elitaria, chiusa, autoreferenziale, ma è, a me piace dire, una reciprocità reciprocante. C'è una reciprocità aperta continuamente, che si perde continuamente e si ritrova, che è quel protagonismo dell'abbraccio che unisce. Abbraccio, una bella metafora, non è forse, non, come dire, non ancora non dice tutto, dice qualcosa di importante sul terzo, sullo spirito, perché nell'abbraccio i protagonisti non sono i due che si abbracciano, ma è il gesto dell'abbraccio, dice di più di quello che la tradizione classica della spiritualità ha sottolineato, cioè questo Spirito Santo, come lo possiamo esprimere? Agostino De Trinitate dice la comunione ambori, cioè la comunione fatta persona tra il padre e il figlio. Guglielmo di Sentierville nel Medioevo dice è il bacio, prendendo il cantico dei cantici, quindi una interiorità molto intensa, ma bisogna anche dire è, diciamo, quel massimo dell'interiorità di Dio che è il massimo dell'esteriorità, cioè interiorizzando esteriorizza, manda fuori, perché è sempre oltre, è sempre di più. Allora abbraccio bellissimo,
ma non a braccio nel senso, come dicono a Roma, qui siamo in Sicilia, ma cioè, volemo sapere, no? Qualcosa, è un abbraccio che proprio perché è un abbraccio, qual è l'immagine di questo abbraccio che mi rimane nel cuore, proprio scappato, il gesto? Papa Francesco che durante l'udienza generale abbraccia questa creatura, questo fratello, che avete presente il volto, con quella malattia che non so come si chiama, no? Ma riluttante, ripugnante, e lo abbraccia. Questo è l'abbraccio. Non è l'abbraccio con una bella ragazza, per, mi capite quello che voglio dire? Quindi l'abbraccio nella stessa realtà dell'abbracciarsi ha una proiezione fuori di sé, ha una rinvia oltre, rinvia in basso, rinvia sotto. Ecco, e questo dice Massimo e traccia un, io direi quasi, sì, è proprio un lessico della reciprocità, quello che fa, che riesce a ricavare Massimo dalla, dall'insegnamento del Magistero di Papa Francesco, direi quasi un abbecedario per la missione della Chiesa in questa tappa nuova dell'evangelizzazione. Quindi varrebbe la pena, perché di questo abbiamo, abbiamo assolutamente bisogno, cioè abbiamo bisogno di il Magistero di Papa Francesco è molto chiaro, molto evidente. Alcune volte, diciamo, le mediazioni che le vengono date non sono così intuitive, a mio avviso. Complicano un po' le cose, eccetera. Però nella sua essenza, nella sua capacità è molto generale. Però avremo bisogno di teologi, pastori, vescovi, laici impegnati che riescono a tradurlo, a masticarlo, a esprimere, perché poi è Vangelo. E non è questo amore reciproco, questo abbraccio, non è espressione nostra, è frutto della misericordia di Dio. Questo Massimo lo mette molto bene in rilievo. Papa Francesco ha fatto un anno santo sulla misericordia, tutto nasce dalla misericordia, cioè lo sguardo che io posso avere, anche lo sguardo nello sguardo dell'altro, nasce perché io mi sento, mi so e mi scopro e mi sperimento guardato da questo sguardo, nel disastro che sono, nel peccatore che sono, nel povero diavolo che sono, e questo sguardo di misericordia mi cura, mi guarisce, mi trasfigura. Tutto nasce da, quindi tutto nasce dall'adorazione, dalla preghiera, dal rapporto con Dio, come in Gesù appunto, e poi si trasfonde nella vita della comunità cristiana. Qui nota una cosa molto bella Massimo, secondo me centrale, ma perché sto amore reciproco, che è reciprocante, diciamo è la chiave dell'evangelizzazione, perché cito, dicevo, perché è la testimonianza oggettiva in quanto comunitaria, verificata nel crogiuolo della reciprocità appunto, garantita dalla vigilanza dei figli sugli altri, dell'amore che i cristiani devono dare al mondo. Cioè, questo è importante, perché la reciprocità dentro la comunità cristiana tra e con tutti è così essenziale, per cui Gesù dice da questo vi conosceranno, mica dalla dottrina che avrete, dai fasti liturgici che proporrete, ma da questo conosceranno, il suo comandamento è nuovo, ma perché? Perché, dice Massimo, interpretando Papa Francesco, è la testimonianza oggettiva che lui ha portato questa realtà, che è la realtà di Dio. Dio che è Trinità, che è reciprocità, sempre nuova. Questa è la testimonianza oggettiva. Se io non riesco dentro la comunità cristiana a
con tutte le difficoltà, i limiti, i fallimenti, a testimoniare questo. Che testimone? Come faccio a invitare altri a diventare parte di che cosa? Di un proprio... Mi capite? Questo è. La Chiesa è questo. L'Ecclesia è questo. La coinonia non è un ben ideale, è una struttura oggettiva fondata sulla misericordia di Dio, sul gesto salvatore di Cristo, sull'azione dello Spirito Santo, della presenza eucaristica e quindi reale di Cristo nella storia dell'umanità. Questa è la prima cosa che voglio dire, il bandolo della matassa. E lì mi sono autocensurato come teologo per non entrare nelle bellissime cose che Massimo dice sulla ontologia relazionale agapita trinitaria, dove io vado a nozze proprio, lui lo sa molto meglio, ma no, censuro, lo lascio per gli addetti ai lavori, che sono cose molto belle. Cioè, e qui che si apre il rovesciamento, la rivoluzione del pensiero, cioè la metafisica, chiamiamola così, l'ontologia di estrazione cristiana, finalmente entra in uno stadio nuovo, già intuito da Agostino, basta leggere le Trinitate. Se vedi la carità, vedi la Trinità. Vedi, cioè intuisci, senti che è presente. O Tommaso d'Aquino, la creazione è sul prolungamento delle processioni trinitarie. Come l'albero si dice fiorire nei fiori, così Dio si dice nel Verbo e nella creatura, e si ama nello Spirito Santo e nelle creature. Cioè vuol dire Dio ama se stesso attraverso la libera risposta corrispondente della nostra risposta. Beh, basta questo per dire, se non sono dottori della Chiesa questi, non so dove andare a trovare. Bene, due ultime cose voglio dire, a chiosa di questo bando. Una ragionetta, Andrea quindi non mi produco ulteriormente. Massimo è molto pacato, ha uno spirito, non dico erenico, perché non sarebbe giusto, uno spirito costruttore di pace, costruttore di verità, ma se uno sa leggere bene, non solo tra le righe, ma anche le righe da scrivere, ci sono alcuni passaggi che sono provocatori. Io ve li leggo, ne ho tirati fuori perché ci fa molto bene a noi come Chiesa in Italia. Dice così, a un certo punto si rifà alla famosa Convegno Italiano di Firenze, 2015, sono passati quasi 10 anni, e infatti tutti ci dicevamo, ma che sta succedendo qui? Il Papa ha dato un'enciclica, una piccola enciclica all'Italia, che io direi quasi una specie di una delle 7 lettere alle chiese dell'Apocalisse. Io sono un po' più cattivo di Andrea, perché lui è buono, non era solo un gesto di umile eccetera, era anche una, come sa fare una madre, qualche volta anche dare uno schiaffetto, forse anche uno scapaccione, diciamo. E un'enciclica diretta alla Chiesa di Papa. Che cosa è successo qua? Questo. Si è dovuto arrivare al processo sinodale del anni fa, quando è stato iniziato. La Chiesa in Italia, non dico, non ha mosso niente, non sarebbe, non è vero, perché la Chiesa in Italia ha delle bellezze, delle ricchezze, delle generosità infinite, ma dice Massimo, vi leggo, quindi prendetevela con lui, è lui che lo scrive, dice, è un giudizio piuttosto tranchante, purtroppo tutto ci si poteva attendere dopo il convegno nazionale di Firenze della Chiesa d'Italia, tranne che questo esercizio di sinodalità venisse interrotto quasi istituzionalmente, senza più riprenderne gli esiti, se non sporadicamente, passandoli sotto silenzio, senza più ritrovarsi a riflettere e a progettare a partire da esso. Oh ragazzi, il Massimo un giudizio che prova, è
Chiesa in Italia ha perso un'occasione, l'occasione poi Dio le dà sempre il nome, eccetera, ma certamente. E lui continua con paresia su questo tono per dire: non si dovrebbero riprendere così in mano sinodalmente, con paresia, e dice, cito, per superare così il limite principale dei convegni ecclesiali nazionali, e io aggiungerei, e non solo, cioè la loro tendenza, una tendenza pastorale, a sprofondare nell'oblio non appena conclusisi, e in particolare la loro irrilevanza normativa, in definitiva, parole, la loro inefficacia pastorale. Beh, ma io questo qui è puntuale. Cioè, cosa dice attraverso questo? E questo dobbiamo prendercelo su, come Chiesa in Italia. Ci dice praticamente che bisogna cambiare registro. Il processo sinodale ci invita a cambiare registro, a cambiare marcia, perché una Chiesa ricca come questa, di storia, di esperienze, come si diceva un tempo per la politica, sembra una grande balena bianca spiaggiata. Cioè dà l'impressione, può dare l'impressione di questo. Sono anche un po' trasciato tanto per rincarare la mia. Io vi dico la mia esperienza personale. Nel 1995 ero qui a Palermo per il convegno ecclesiale di Palermo. Esperienza straordinaria, col cardinale Pappalardo ancora, no? C'era anche Andrea, mi ricordo, sulla testimonianza della carità, eccetera. In questo convegno, se voi andate a leggere i documenti, e io un pochettino ci ho lavorato perché ho fatto una relazione teologica, quindi mi ero entusiasmato, allora ero giovane, entusiasmato ancora di secondi. Ma comunque, se voi leggete quello che emergeva, io ricordo nel gruppo di lavoro, no? Il convegno, c'era Andrea, no? C'era Carelli e compagni, sono emersi alcuni punti, per esempio il discernimento comunitario come metodo ecclesiale, di vita ecclesiale, o è quello che adesso si dice, lì era stato messo sul tavolo, cosa se ne è fatto? Non se ne è fatto niente. Ecco, per dire, qui c'è bisogno di qualcosa. Perché? Perché non funziona, non abbiamo, dobbiamo essere più aperti, eccetera, secondo la spinta che viene data da Papa Francesco, in questo senso andava il convegno ecclesiale di Firenze, di trovare una modalità di sinergia tra l'Episcopato e anche all'interno dell'Episcopato, ecco perché, diciamo, qualcuno con una battuta, mi ha sentito una volta, diceva, beh, l'Episcopato italiano che cosa rischia di essere un gregge di pastori. Cioè, nel senso, mi capite quello che vuol dire, sono talmente tanti che sono un gregge che deve essere, no, è un laboratorio vivo di sinodalità. L'Episcopato, il rapporto con il mondo laicale, con il laicato italiano che da decenni quasi direi sotto traccia, eccetera. Però dove si vede? La fuce di Montini, la fuce, cioè voglio dire, quello che ha fatto poi la, diciamo, la rinascita dell'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'è tanto da fare. Ma ce la possiamo fare, ci sono anche esperienze nuove di tutti i tipi, c'è un volontariato incredibile, c'è una contaminazione con altri mondi vitali. Ecco questo. Se, ultima cosa che mi fa venire in mente, concludo, il libro di Massimo a un certo punto cita, e giustamente mi piace ricordarlo proprio esplicitamente, l'ha anche ricordato Andrea, Cataldo Naro.
preside di questa facoltà, l'arcivescovo di Monreale, un grande siciliano. La Sicilia ha donato alla Chiesa in Italia, all'Italia come società e diciamo all'Europa, grandissime personalità. Le grandissime personalità nascono sempre da un humus vivo, non è che sono dei funghi, vuol dire che c'è un terreno, basta muoversi lì, attorno alla cattedrale, al seminario, alla facoltà di teologica, eccetera, in tutto l'ambiente. Ebbene, Cataldo Nardo è un grande siciliano. Ho lavorato un po' con lui in alcune cose della CEI, tra l'altro, non ti ricordi. Sto a raccontare tutto, perché oramai prima del passaggio a miglior vita bisogna scaricare gli archivi per non lasciare spazio con gli storici. Lui, Cataldo Nardo, era una personalità che aveva coerenza, spiritualità e visione. E lui cita Massimo, soprattutto questo bel pezzo della sua lettera pastorale, Mamore. Il rischio maggiore quando si parla di conversione missionaria della Chiesa mi sembra quella di un'assunzione retorica di termini e discorsi che finisce con il lasciare tutto com'è. L'antidoto a questo, ce lo prendiamo come Chiesa in Italia, è uno solo, un leale concentrarsi sull'essenziale, cioè sul desiderio generoso di aiutare tutti a incontrare personalmente Cristo, a vivere nella sua amicizia, a fare del Vangelo la propria regola di vita, il criterio di valutazione di ogni cosa. Ecco, queste parole mi sembra che con tutto questo libro di Massimo, suo degno fratello di Cataldo, ci dicono la rotta. Non dimentichiamo che il primo pellegrinaggio fuori porta di Papa Francesco, lo sappiamo, è stato a Lampedusa, è stato qui. Ed è più che un simbolo, è un grande gesto che questa chiesa qui in Sicilia, lungo secoli, lungo gli ultimi decenni, penso a Spruzzo, penso a Pugliesi, penso a Cataldo Nardo, tanti altri, ma tanti voi che date e avete dato la vita per questa chiesa, è una chiesa che ci mostra che dalla periferia, come dice Papa Francesco, si può ancora ascoltare la freschezza, la bellezza, la gioia, la novità del cuore di Cristo che palpita nella sua chiesa. Dunque, Massimo, grazie, non dico di questo bel libro, perché questo è più che un bel libro, cioè è una petite teologia, certamente, ma secondo me, io anche direi, è una messa in prospettiva di ciò che lo Spirito oggi dice e chiede alla Chiesa. Quindi io chiedo al Massimo che devi chiudere tutto questo momento. Vieni, ci saluti. Semplicemente soltanto per ringraziare. Per ringraziare sentitamente sia Don Piero Coda, il professore Andrea Riccardi, il loro lavoro, la riflessione con la quale ci hanno introdotti alla lettura e alla comprensione del Magistero di Papa Francesco, ricondotto a una anche direi, logica teologica dell'immagine del mio libro. Qui purtroppo ancora la traduzione francese, ecco,
come diceva Patrizio, Sussurski non era ancora disponibile, lo sarà per qualche settimana. C'è la versione originale del 2021 in merito. E grazie dunque ai due relatori, grazie al preside che ha reso possibile questo momento, grazie agli amici di Marsiglia e agli amici della rete del Mediterraneo che hanno voluto ospitare la presentazione di questo volume dentro il quadro della tre giorni di lavoro che stanno insieme facendo qui a Palermo, e ieri, oggi e ancora domani. Grazie al cardinale Jean-Marc Avelin, purtroppo gli aerei non aspettano, gli aerei non sono minimamente cortigiani, esatto. Ritardano spessissimo, questo si fa condannare gli utenti e i viaggiatori, però non aspettano il cardinale a quanto pare, e io lo ringrazio perché è stato lui a promuovere in Francia la traduzione di questo mio libro, affidandomi, come dire, la realizzazione innanzitutto a Padre Gattù, che è qui presente, il vicario generale della diocesi di Marsiglia, ringrazio pure, poi al preside, al direttore dell'Istituto Teologico di Marsiglia, appunto Papista Ciotroschi, all'amico traduttore Federico Canà, a tutti, e grazie a tutti voi, grazie a tutti voi, a cominciare da quelli che vengono da lontano rispetto alla città di Palermo e che hanno affrontato forse una giornata di caldo per arrivare fin qui, e grazie alle amiche e agli amici che vedo, che vorrei abbracciare fisicamente, ma siccome in realtà l'efficacia dell'abbraccio si esprime, si realizza soprattutto, si compie alla sua forma compiuta soprattutto con lo sguardo, ecco, già lo sguardo è un abbraccio nei confronti di tutti voi. Grazie ai vescovi di Sicilia, quelli che sono qui, da Trapani, da Agrigento, da Siracusa, da Zara del Vallo, il vescovo emerito Mugavero, l'amicizia del cardinale Romeo, da Cireale, il vescovo Traspanti e qualcun altro, chissà, forse nei prossimi anni qualcuno dovrà diventare vescovo per sostituire lo storico. Grazie. Vorrei ancora ringraziare gli amici di Marsiglia per aver scelto questo titolo all'edizione francese del libro, perché si è riuscito il Papa François. E davvero è una piccola teologia, ma diciamo ben composta, ben articolata, molto equilibrata, che ha molteplici profili, per cui sì, piccola, ma anche complessa, mai complicata in realtà, perché basata appunto sul Magistero, sull'insegnamento di un Papa come Francesco. Tuttavia complessa, per cui davvero vale la pena fare la fatica di andare a intercettare il bando di questa sorta, di questa specie di matassa. E complessa, articolata, equilibrata pure, perché è una teologia che esprime, come dire, diverse sfaccettature, che ha tutte quante le declinazioni del pensiero teologico. Ha un fondamento trinitario che è pure, come dire, innestato di una motivazione filosofica. Il fondamento trinitario è la logica o la grammatica della reciprocità, che filosoficamente richiama, riecheggia e continuamente innesta la teologia trinitaria. C'ha un profilo cristologico, certamente, ha un afflato pneumatologico, o crismato, professoressa Mitre, crismato, e ha una configurazione ecclesiologica, certamente, una progressione interreligiosa ed ecumenica, ha pure
una concretezza antropologica, se vogliamo, forse più precisamente nel caso dell'insegnamento del Papa, umanistica, una concretezza umanistica, e poi ha anche una, come dire, una capacità di integrare anche i linguaggi e le concezioni non propriamente teologiche neppure cristiane. Ha per esempio l'attitudine, la postura ecologica, ha la profondità escatologica, davvero come dire, un compendio di pensieri teologici, una sorta di architettura che si esprime in varie branche e nella interdisciplinarietà, cioè nell'abbraccio anch'esso in questo caso tra le diverse discipline teologiche, anzi la attitudine transdisciplinare di poter pensare ogni volta i temi teologici dal di dentro di contenitori sempre cambianti, la cristologia dal di dentro dell'ecclesiologia, l'ecclesiologia dal di dentro della grammatica o della sintassi trinitaria e così via. E la metafora dell'abbraccio ha a che fare con tutte queste articolazioni. Uno più uno non fa due ma fa tre. E ha a che fare con una concezione, possiamo dire una visione delle cose sociali e politiche, che pure appartiene al Papa, perché questa è una frase del Papa, ma detta in un contesto o a un uditorio, direi, di ascoltatori laici, qualche anno fa, ma certamente pure esprime la sintassi trinitaria. Uno più uno non fa due, bensì tre. Esprime questa sovraeccedenza pneumatica dell'abbraccio tra il padre e il figlio. E poi è una metafora che ha pure, come dire, un utilizzo cristologico. È Cristo in persona sua, l'abbraccio tra il divino e l'umano, tra Dio il padre suo e Adamo il primo essere umano, o direi rappresentante di ciò che significa essere umani. Va bene? E l'abbraccio, perché dice al contempo il di più di Dio quando si arricchisce di Adamo, il di più di Adamo quando si innalza fino a lasciarsi toccare o a lasciarsi afferrare da Dio. E ha un'applicazione ecclesiologica, certamente. La Chiesa stessa traduce questo abbraccio e lo estende alla famiglia umana, e perciò ha questa progressione ancora una volta interreligiosa oppure ecumenica e così via. Ma questa piccola teologia che si può che si esprime, che si può rintracciare nell'insegnamento di Papa Francesco, deve essere pure una piccola teologia a partire dall'insegnamento di Francesco. Cioè è un compito per chi riflette teologicamente, per chi pensa la teologia. Non è semplicemente ciò che si può distillare dall'insegnamento del Papa. È ciò che l'insegnamento del Papa deve mettere in movimento nel lavoro di ricerca di un teologo o di una teologa, o dei teologi e delle teologie. E quindi a partire una piccola teologia del Papa Francesco, ma pure una piccola teologia a partire dall'insegnamento di Papa Francesco. E questo può significare tornare a pensare, lo diceva Paolo VI, lo abbiamo ripetuto qui, un po' tutti e tre gli amici che sono allo stesso tavolo, e lo diceva, almeno l'eco principale in me è ancora una volta quella di mio fratello, che scrivendo proprio ai suoi confratelli vescovi diceva, torniamo a pensare cos'è necessario, cominciamo a pensare.